Senta, dei viaggi di Abbruciati in Sardegna e della consegna di denaro a Carboni, lei ne ricorda di averne parlato con chi in particolare? Ma credo con Toscano. Ne ha parlato con lo stesso Abbruciati, con De Pedis, con Pernassetti? Quello che veniva a sapere, insomma, vabbè, lo veniva a sapere da loro, più che altro da De Pedis. Poi dopo ne parlavo con Toscano, appunto, che era una cosa che non ci piaceva, insomma. Senta, non le piaceva, non vi piaceva perché? Perché non rientrava, appunto, cioè, noi quando ci siamo uniti come gruppo era appunto il traffico dei stupefacenti e tante cose non le condividevamo e comunque se c'era un guadagno noi eravamo soliti dividerlo per tutti. A un certo punto ci siamo resi conto che loro avevano degli interessi per conto loro e questa è una cosa che non ci era piaciuta. È da lì che insomma avevamo cominciato a decidere dall'eliminazione, ma non così, anche perché era un gruppo pericoloso, un domani avremmo potuto ritrovarcelo contro, magari appoggiato anche dai siciliani. Sì. Senta, ritornando a questo complesso in Sardegna, sulla Costa Smeralda, lei sa se oltre a Carboni, Abbruciati e di Testaccini su quel complesso avessero interessi anche Balducci e Calò? Sì, credo di sì. Non credo, avevano. E, diciamo, le sue fonti informative sono sempre le stesse che ha dichiarato poco fa. De Pedis, comunque, anche Abbruciati quando... Sì. E Pernassetti. Sì. Parla anche di questi termini a pagina 35. Il verbale 5398. Senta, venendo ora a quel fatto di cui ha già accennato, delle fotografie mostrate da Ettore Maragnoli, ecco, vuole spiegare dove vi trovavate e chi c'era presente, di cosa è avvenuto nel corso di questo incontro? Adesso non lo ricordo bene, comunque eravamo a Testaccio. Eravamo vicino a un gommista gestito dai fratelli Capanna, insomma, che... No, era... E lì chi c'era presente oltre a Ettore Maragnoli? De Pedis, Pernassetti, Danilo. Non ricordo se c'era anche, però adesso non sono sicuro, un certo Crinelli forse, Roberto Crinelli. Senta, e Abbruciati che cosa disse in quell'occasione? Fece qualche proposta? Se la fece, di che tipo? Niente, che c'erano queste ville da vendere, se qualcuno era interessato, comunque si doveva vendere quel complesso iniziale. Mi sembra che erano più che altro interessati a, come si dice, a raccogliere una somma, quel periodo avevano bisogno di denaro. Di una somma consistente. Gli Abbruciati aveva bisogno di una somma consistente? Sì. E a cosa serviva questo denaro? Non lo so, evidentemente aveva in mente qualche altra operazione finanziaria. Senta, ma mi sembra comunque era interessato anche De Pedis, tanto che io gli prestai 100 milioni. Di parte mia, questo credo che non l'ho mai dichiarato, comunque, devi prestare 100 milioni di parte mia. Lui mi disse che me l'avrebbe ridati con degli interessi e io gli dissi che ero interessato all'acquisto di un appartamento nella zona Vaticana. E lui ha detto che non aveva problemi quando a farmi prendere un appartamento a un buon prezzo, in quanto conosceva delle persone adatte. Allora, cioè, mi faccia capire bene. Allora, lei ha consegnato a De Pedis 100 milioni di lire. 100 milioni, sì. 100 milioni di lire.
Egli le ha dati in relazione alle esigenze e alle necessità di De Pedis. Come? Lei ha dato questi 100 milioni perché servivano a De Pedis. Sì, De Pedis mi disse che aveva bisogno di una cifra, che doveva fare un'operazione bancaria, non lo so, un investimento doveva fare. Mi disse quanto potevo riuscire. Io non ne parlai con i miei compagni, che sicuramente erano contrari. Comunque io gli prestai 100 milioni di proprietà mia, personali. E lei in cambio di questa consegna di denaro che cosa chiese? Lui mi offrì la devoluzione del denaro con degli interessi. Io ho detto: senti, facciamo una cosa, quando sei pronto, io sono interessato all'acquisto di un appartamento nella zona vaticana. E lui dice: non c'è problema, te lo faccio avere io. Poi l'ha comprato questo appartamento? No, ci sono stati degli arresti, sono arrestato nell'83, una cosa è andata. Non ho neanche ripreso i soldi, veramente. Senta, ma questo episodio qui, di cui ha parlato prima, cioè dell'incontro dove c'era pure Abruciati, Ettore Maragnoli, si fa la proposta di vendere queste case, alcune villette del complesso in Sardegna. Quando lo colloca nel tempo? Quando lo colloco? Sì. Sembra dopo, forse dopo l'omicidio Balducci. Quindi dopo l'omicidio Balducci? Sì, comunque a quel periodo lì. Ecco, lei ricorda se in quell'occasione si sia fatto il nome anche di qualcun altro? Quando è stato quell'episodio? Quando veniva il nome fuori di Carboni, veniva anche il nome di Pazienza, però non ricordo in che termini. Quindi, diciamo, quando è stata fatta questa proposta, diciamo, di Abruciati, di vendere, insomma, alcune di queste ville, si è parlato di Carboni e di Pazienza, per quello che ricordo. Sì, non ricordo anche in che termine, comunque anche Pazienza praticamente era conoscente di Abruciati e di Carboni. Ma se ne è fatto riferimento da parte di chi e con riferimento a che cosa? Sempre questa storia della Sardegna, dei viaggi, non so, si va giù, c'è Pazienza, qualcosa del genere, insomma, la Sardegna. Io non sapevo neanche chi era Pazienza. Comunque sembrava che fosse uno che sta anche lui stesso in mezzo a questi affari della Sardegna. Senta, lei sa se Danilo Abruciati avesse uno o più appartamenti in Sardegna? Sì. Sicuramente uno, comunque so che ne aveva acquistati degli altri appunto come speculazione per rivenderli. Comunque sicuramente uno ce l'aveva perché si recava in Sardegna. Senta, lei l'ha visto Carboni, ha avuto occasione di vederlo? E se l'ha visto in che occasione? No, mi sembra, no, non so, non ricordo se qualche una volta a testaccio, ma non sono sicuro, se ho un ricordo un po' sfocato. Senta, lei è stato sentito il 15 settembre del 2005, e a pagina 5 e a pagina 31, insomma, si legge: io con riferimento a Carboni l'ho visto una volta, così l'ho visto a cena, so chi è. Come? Una? Risulta riportato nella trascrizione: l'ho visto una volta, così l'ho visto a cena, puntini puntini, so chi è. Ecco, volevo chiederle qual era questa cena, se può darci qualche altro dettaglio su questi. No, non me lo ricordo, dottore, sinceramente. Penso di averlo visto una volta, però non ricordo come e dove. Ma se è comunque a testaccio. Senta,
Lei sa se vi sia stato un progetto di gambizzare una persona che abitava all'Eur? Sì, ecco, anche quella. Ecco, quando è che ha saputo di questo progetto, chi l'aveva richiesto e se sa dire chi era? È una cosa che era partita da quando abbiamo conosciuto Nicolino Selis, che faceva parte, che era uno dei capi del gruppo di Ostia Cilia. E comunque era una cosa che riguardava i napoletani, specialmente Raffaele Cutolo. Però veramente non mi ricordo le motivazioni, so che siamo andati lì e ricordo anche più o meno il posto com'era. E per esempio non so se appartenesse proprio a Flavio Carboni, insomma, che abitava lì, o al fratello, non lo ricordo. Comunque c'era. Quindi diciamo la persona da colpire chi doveva essere? O Flavio Carboni o il fratello. Senta, lei... Ma era comunque, mi sembra, un avvertimento anche. Ma lei ha saputo per quale motivo doveva essere compiuta questa azione? No, non me lo ricordo, dottore. So che veniva, era partito insomma da Raffaele Cutolo, che faceva riferimento a Nicolino Selis. E riesce a collocare nel tempo questa azione? Questo era ancora prima, perché c'era ancora Giuseppe Pucci Franco. Dunque, prima, forse nell'80? Va bene. Senta, lei ha conosciuto Claudio Sicilia? Certo, faceva parte del gruppo nostro. Ecco, qual era la considerazione di cui godeva all'interno del suo gruppo criminale? Che ruolo aveva? Forse possiamo dire, si poteva paragonare, diciamo, a Pippo Calò con la mafia. Sicilia era con noi, era considerato un po' il cassiere della banda. Poi quando ci occupammo cominciò, insomma, la guerra con i proiettili, le lotte, abbiamo messo in mano tutti i contatti del traffico di eroina. No, era considerato, anche se non ha mai partecipato a degli omicidi, tranne uno, era considerato abbastanza di fiducia. Di una persona affidabile. Affidabile. Senta, è stato consegnato da parte di un giornalista, Fiore De Rienzo, all'Ufficio del Pubblico Ministero, una intervista che lei ha rilasciato e che è stata mandata in onda dalla trasmissione Chi l'ha visto. Visionando questa cassetta, lei ha lasciato, cioè si capisce, insomma, che lascia intendere che se le fossero state rivolte le domande appropriate avrebbe potuto dare indicazioni sull'omicidio di Roberto Calvi. Leggendo i verbali che ci sono agli atti, effettivamente non si trovano, gliene devo dare atto, domande specifiche su questo punto. No. La domanda va posta in modo corretto, perché la domanda su Calvi c'è. No, la domanda, non la domanda su Calvi c'è negli interrogatori. Beh, facciamogli adesso, non nulla vieta che gliela. Quindi non possa faccia ripetere suggestioni televisive il pubblico ministero. Avvocato Olivier, stiamo calmi. Allora, no, io sono adesso calmissimo, Presidente. Beh, però questo modo di procedere agli interrogatori veramente non mi va, perché è scorretto nei confronti del codice di procedura penale. Guardi, qui di scorretto non c'è nulla se non forse il suo intervento. Io ho dato atto che ho ricevuto da parte di un giornalista che segue una cassetta, l'ho veduta e ho riscontrato questo dato. Quindi io non posso, io ho il dovere di chiedere al collaboratore. Forse Oliviero, chiedo scusa. Informazioni, forse non ha capito una cosa il pubblico ministero. Cerchiamo di parlare uno per volta. Poi, avvocato Oliviero, se lei dice che nel verbale di cui poi lei ha chiesto l'acquisizione c'è una domanda in questo senso, specifica su Calvi. Ma il pubblico ministero non può dire che non c'è nessuna domanda specifica su Calvi. Ma dico, per sciogliere l'enigma basta che ci dice qual è il punto in cui c'è questa domanda. Ho capito, ma si devono porre le domande in base. E adesso gliela poniamo, su, poniamogli questa domanda, non perdiamo tempo. Se no la domanda facciamo fare a Rai 3. Ma queste. No, pure se noi vediamo queste cose. Stiamo veramente perdendo tempo.
facciamogli le domande appropriate di cui ha bisogno il signor allora, Badini. Desidero sapere questo. Lei ha elementi che non ha riferito in precedenza per dire chi ha voluto l'eliminazione di Roberto Calvi e chi è il responsabile di quel delitto? Lei sa se Giuseppe Calò, Flavio Carboni, Ernesto Diotallevi siano responsabili di quell'omicidio? No, forse mi riferivo a quello che ho detto poco prima e che magari non credo di averlo detto in altre occasioni, cioè che Calvi è una persona che si sentiva oppressa, insomma, e stava dando segni di inaffidabilità. Ma le persone che avevano interesse a uccidere Calvi penso che sono talmente tante che non lo sa neanche chi avrà commesso l'omicidio materiale. Comunque io non lo so. Allora, in ordine al motivo per il quale fu assassinato Roberto Calvi, lei è in possesso di informazioni? No, mi disse De Petis che stava diventando una persona affidabile, che probabilmente avrebbe parlato. Quindi era una persona che era diventata inaffidabile. Mi ricordo anche qualcosa che mi dissi come un prestito che gli era stato chiesto tramite banca e magari lui l'avrebbe voluto concedere, però c'aveva delle pressioni appunto negative. Mi spieghi, vuole spiegare un po' meglio, mi scusi, di quale prestito lei parla e a chi doveva essere dato questo prestito, chi è stato dato questo prestito? Il prestito era a De Benedetti, De Lorivetti, ma lui avrebbe voluto darglielo, però c'era qualcuno della massoneria che faceva delle pressioni. Allora, chi è che, siccome hanno parlato sulla sua voce, questo prestito a chi è che doveva essere dato e da parte di chi? A Benedetti, da parte del Banco Ambrosiano. Stia zitto, avvocato, è la seconda volta che mi interrompe. Avvocato Oliveira, sono continue azioni di disturbo che potrebbe risparmiare. Ma se lei stesse più zitto e più attento, può essere che sentirebbe meglio. Parliamo un po' più ad alta voce. No, a Battino deve parlare meglio. Sì, anche a Battino. No, un po' più ad alta voce e non troppo vicino al microfono. Più alta voce. Allora, ripeto la domanda. A chi doveva essere dato il prestito e da parte di chi? Il prestito doveva essere dato appunto a De Benedetti, era stato richiesto a De Benedetti o comunque dalla società che possedeva Benedetti, da parte del Banco Ambrosiano, quindi di Calvi. Sì, e questo, come si collega a questo prestito? Quali erano le pressioni che c'erano per dare questo prestito? So che lui gliel'avrebbe anche concesso, però c'erano delle pressioni da parte di persone legate alla massoneria che non volevano. Sì, diciamo, quindi questo prestito come si collega, secondo quanto ha appreso da De Pedis? Io questo lo dico per fargli capire che Calvi era una persona pressionata, insomma, sotto pressione, però non è che so, questa era una delle cose che tenevano Calvi sotto pressione. Quindi Calvi doveva dare un prestito, sarebbe stato disponibile, avrebbe voluto dare un prestito a De Benedetti, però c'erano persone appartenenti alla massoneria che si opponevano. Sì. E chi erano queste persone della massoneria che si opponevano? Non lo so, dottore. Come mai De Pedis le ha detto questa cosa e quando gliel'ha detta? L'ha detta durante uno dei colloqui, una volta che si parlava. Ho detto, con De Pedis avevo un rapporto più un po' più stretto.
però erano argomenti che non mi interessavano perché io non ero addentrato e neanche volevo e c'è niente a che fare con queste storie. Sì, come mai De Pedis le dice queste cose? Le ha detto questa cosa in particolare? Ma io credo perché De Pedis ha sempre cercato di portarmi da parte del gruppo suo, più di qualche volta mi ha fatto la proposta di passare con lui, che appunto le cose erano differenti e comunque io ho sempre rifiutato, prima perché c'era Danilo Bruciardi e comunque non avrei mai lasciato i compagni miei. Senta, queste cose De Pedis le ha dette prima o dopo l'omicidio di Calvi, che è il 18 giugno 82? Prima. Sicuramente dopo l'omicidio Balducci, anche perché una volta mi disse adesso puoi passare con noi dal momento che non c'è più Danilo. Cioè, quindi lei avrebbe dovuto prendere il posto, viene proposto? No, il posto, sicuramente il posto di Danilo non è proprio. E no, sapeva che con Danilo io non mi trovavo, non mi piaceva, era una persona che non mi piaceva, dunque dopo l'omicidio di Danilo adesso che c'è lui potresti venire con noi, ecco, questo, con me più che altro, perché poi il gruppo di testaccio era De Pedis ovviamente. Sì, quindi diciamo dopo che è morto Danilo Bruciati hanno cercato di portarla, De Pedis ha cercato di portarla nel suo gruppo e quindi di consentirle di rimpiazzare il ruolo di Abruciati, questo è il concetto. Sì, ma so che comunque che ci avevano provato durante la mia assenza, durante un periodo di detenzione, ci avevano provato anche con Toscano, forse cercavano soltanto di sciogliere il gruppo nostro, perché avevano un po' paura in quanto eravamo persone piuttosto decise. Senta, questo prestito di cui ha parlato a De Benedetti, quando è che sarebbe doveva essere erogato? Ma non lo so perché me ne ha parlato come per dire questa è una delle tante cose, insomma è una persona che non sta più con la testa, ha delle pressioni qua, pressioni là. Senta, per quale motivo, vuole spiegarlo, per quale motivo lei nel corso del verbale... Come, per quale motivo? Per quale motivo lei nel corso del verbale del 15 settembre 2005 ha manifestato l'intenzione di togliersi la vita? 15 settembre? 15 settembre 2005, quando è stato sentito dall'ufficio del Pubblico Ministero per farle ribadire le dichiarazioni rese in precedenza a seguito della modifica normativa che è intervenuta. Lei ha manifestato un proposito di togliersi la vita. C'è avuto un momento. Per quale motivo lo ha fatto? E le chiedo anche se ci può dire se ha ricevuto o se comunque ha percepito dei segnali istituzionali tesi a congedare la sua collaborazione e comunque ad ostacolare il suo rapporto collaborativo. Quello dei togli della vita è stato uno sfogo, un attimo di depressione, che era un momento particolare sia per problemi fisici, sia oltretutto avevo subito una detenzione per motivi che ancora adesso non ritengo importanti. E durante la detenzione non so da chi venne l'ordine di trasferimento in un carcere stranissimo, sicuramente non adatto alle mie condizioni fisiche e che comunque ospitava delle persone che fanno parte della banda della Magliana. Dunque, e ancora oggi non riesco a sapere chi è che possa aver dato un ordine di trasferimento così strano, anche perché sarei dovuto uscire da un giorno all'altro e all'improvviso, senza dirmi niente, venivo trasferito in carcere di Secondigliano, dove appunto è detenuto una persona imputata nel processo della banda Magliana. Quindi temeva che questo potesse esporre
la potesse esporre a rischi per la sua incolumità questo trasferimento? Sì. Senta, quindi diciamo questo dato lo associa a quell'atto di protesta che ha manifestato nel corso del verbale? Sì, anche il carcere prima del trasferimento, un carcere punitivo, appunto proprio come si dice inadeguato alle condizioni mie di salute che erano abbastanza gravi. Sì, senta... Lei ha avuto modo di sentire il nome di Michele Sindona in relazione ai temi che abbiamo oggi trattato? Michele Sindona, guardi, una volta ci fu un appuntamento in un bar di Roma, Piazza del Popolo. L'appuntamento venne una persona che poi credo di aver riconosciuto in pazienza e si parlò di un omicidio che avremmo dovuto commettere noi della Magliana in America, che lui, loro, insomma, ci avrebbero dato degli appoggi logistici. La persona ci fu mandata da Semerari, era presente D'Ortensi, Alessandro D'Ortensi e altri amici miei della Magliana. Una persona, non venne fuori il nome della persona, però quando ne parlai con Franco mi disse che sicuramente era Sindona e mi disse anche, dice, chissà che se stanno inventando, non ho capito perché ci hanno chiamato a noi. E questa è la prima volta che ho sentito parlare di Sindona. Quando parla di Franco, chi si riferisce? Franco Giuseppucci, che non era presente all'appuntamento, però mi domandò di che si era parlato. Io ho detto, ci hanno proposto un omicidio in America di un personaggio, lui mi disse subito, vedrai che si tratta di Sindona. E quando... Franco era un po' più addentrato di me su certe cose. E quando è avvenuto questo incontro? Forse 78-79, più o meno. Lei ha conosciuto il dirigente sanitario Fazioli? Sì, anche lì, in quell'occasione, ho sentito parlare di Sindona. Il dirigente sanitario Fazioli era una persona che mi preparava le cartelle cliniche, mi faceva dei ricoveri in ospedale, insomma, mi teneva lì in infermeria e comunque mi ha aiutato alla costruzione di una cartella sanitaria falsa secondo me. Sì, questo... un giorno mi disse che era in difficoltà perché appunto c'era Sindona che era stato appoggiato alla cella usata normalmente da Aliaccia, che è una cella speciale con delle pareti a vetri a giorno. Non sapeva come fare perché stava ricevendo delle pressioni sia sul trasferimento che sul fermo. C'era chi lo voleva mandare trasferito in un altro carcere e chi lo voleva invece fermare a Rebibbia. Sì, ma vuole spiegare di che tipo erano queste pressioni? Venivano da parte di politici e di massoneria, però non so chi era dei due. Quello che lo voleva Rebibbia e quello che lo voleva invece far trasferire. Senta, pagina 20 del interrogatorio del 5 marzo 98, lei parla anche di pressioni vaticane. Quando dico politica volevo dire anche insomma pressioni da parte di qualcuno del Vaticano. Altre domande? Difensori? Presidente, prima di cominciare l'esame, già è successo con un altro collaboratore, io ho chiesto e chiedo anche per Abbatino che il pubblico ministero, che la Corte
acquisisca il fascicolo, il verbale illustrativo dei contenuti e la collaborazione di cui all'articolo 16 quater, limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilità degli imputati nel procedimento. Inoltre, il registro tenuto al direttore del carcere, in cui sono annotati il nominativo del detenuto internato, il nominativo di chi ha svolto il colloquio a fini investigativi, eccetera, eccetera. Questa richiesta da parte del difensore, non mi ricordo per quale collaboratore, non è stata assolutamente esaudita, ma credo che sia assolutamente essenziale che venga esaudita per questo collaboratore che a distanza di 20 anni dalla sua collaborazione comincia a dire cose mai sospettate e mai riferite prima. Ma voi non siete in grado di produrli questi documenti? Quali documenti? Questi di cui sta chiedendo. Il pubblico ministero. Mica il pubblico ministero ha già dato il consenso alla produzione di tutti i verbali di Abbatino. No, il verbale adesso per quanto riguarda la collaborazione, quando è iniziata. Io parlo delle norme di cui al 16 quater, 16 sexies, 16 quinquies della legge 15 gennaio 91, che fa obbligo al pubblico ministero, su richiesta di parte, la mia richiesta c'è, di produrre tutti questi documenti. E sapere soprattutto, visto che ogni volta c'è un contrasto con le procure, sapere tutti i colloqui investigativi svolti dai collaboratori e di cui noi non sappiamo assolutamente nulla. Assolutamente nulla. Sono cose segrete che magari sa il pubblico ministero, ma di cui noi non sappiamo assolutamente nulla. Il contributo di verità che posso dare in questo momento è che il mio ufficio, perlomeno dal 2002, dal marzo del 2002, non ha mai disposto o autorizzato alcun colloquio. Mica sto facendo Abbatino. Un'accusa al dottor Tescaroni. Non è una difesa la mia, ho solo dato atto delle circostanze. Ma l'ufficio non è che possiamo scrivere a tutte le procure d'Italia? Adesso vedremo se è in grado. Ma c'è un registro però se è in grado il pubblico ministero di no, in grado per legge c'è questo registro, Presidente. Questa richiesta sia per Abbatino, e l'altro qual era? Dunque, io prendo la norma, il 16 sexes della legge del 91 sui pentiti, sui collaboratori come vogliamo chiamarli, il giudice su richiesta di parte dispone che sia acquisito dal fascicolo del pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui l'articolo 16 quater. E questo perché, Presidente, con la legge del 2001, mi pare, se non vado errato, che ha riformato questa legge del 91, l'apporto collaborativo dei signori collaboratori ha una durata temporale, che è quella dei famosi 6 mesi, in cui certo non è che si deve ricordare se ha parlato nel corridoio del carcere, ha incontrato l'avvocato Oliviero e ha parlato con lui, no, deve ricordarsi le cose pesanti, gravi, importanti. E mi pare che quella novità che ha introdotto, io conosco tutti gli atti di Abbatino, Presidente, parlo perché per conoscenza diretta, perché Abbatino ha reso qualcosa come, non so, più di 100 interrogatori, assolutamente superiore, forse la cifra, e non inferiore. E beh, oggi ha introdotto un elemento che in 100 interrogatori non aveva mai detto, nel modo più assoluto. Ecco perché a questo punto, siccome lui si riferisce come elementi di conoscenza a persone morte, perché non ha mai riferito una notizia, una ringa, mi faccia parlare. Faccia la richiesta, non ha mai, sto spiegando il motivo della richiesta, non ha mai parlato come fonte di conoscenza di una persona viva in carne e ossa che può venire qui contraddirlo, affermare o corroborare le sue accuse, è sempre dei morti, vogliamo sapere insomma perché. Vabbè, la richiesta l'ha fatta, adesso faccia le domande. Non l'ha completata possibile, perché ha chiesto allora il verbale illustrativo, il contenuto della collaborazione. Poi che cosa chiede? E poi c'è, non è che chiedo io, dottor Tescaroni, la legge. Ma è lei che invoca una norma e che chiede? La legge a cui siamo sottomessi, sia io che lei. Dunque, registro tenuto al direttore del carcere. Registro. Di quale carcere? In tutte le carceri. Tutte le carceri d'Italia devo fare. In tutte le carceri dove è stato detenuto, ci vuole tanto, quando volete fate in 5 minuti, basta che telefonate al Ministero di Grazia e Giustizia e avete 5 minuti. Soprattutto con il direttore del DAP che c'è adesso. Va bene, facciamo queste domande, l'avvocato Oliviero se ne ha da fare.
La prima domanda è questa, mi riferisco all'intervista resa a Rai 3. Che voleva dire lì? Opportunamente, se opportunamente, era un messaggio mafioso oppure di che altra natura? Opportunamente sentito. Che vuol dire opportunamente sentito? No, non so, no, lo riferivo io opportunamente. Sì. No. Non credo che abbia usato questo termine. Questo termine opportuno. Adeguatamente. Appropriato, mi pare che Adeguatamente. Che vuol dire, secondo lei, termini di adeguatezza in un esame davanti a una corte d'assise? Mi vuol dire perché che significa? Almeno che valore lei attribuisce a questa parola? No, guardi, non ho capito la domanda, se me la può rivolgere. Sì. Senta, qua l'hanno sentita, Abbatì, non prendiamoci in giro, insomma, perché la giustizia è una cosa seria. Dunque, l'hanno sentita pubblici ministeri e fior di pubblici ministeri. L'hanno sentita incontro esame fior di avvocati, a cui lei anche, fra l'altro uno di questi ha fatto pure cenno pum pum di sparare. Dunque, l'hanno sentita anche esimi intervistatori della RAI. Dico, mi vuole dire perché non ha mai riferito nulla di concreto che fosse a sua conoscenza diretta sull'omicidio Calvi? Anche oggi non credo che aver riferito. No, lei oggi ha introdotto un elemento, l'unico elemento. Dica qual è l'elemento che è nuovo, io gli dico perché non l'ho riferito prima. Lei è stato sentito a Milano per l'attentato a Rosone, cominciamo così, va. No, penso di sì, non ricordo. Sì. Come non ricordo? Comunque non ricordo l'interrogatorio, però credo di sì. Lei è stato a Milano, è stato sentito dal dottor Dell'Osso nel corso in corte d'assise per l'attentato al vicepresidente del Banco Ambrosiano, se lo ricordo o no? Sì. No. Perché non ha detto quello che ha detto oggi in quella fase, che era più direttamente collegata alla morte di Calvi? Non so, mi dica la domanda, ecco, che domanda mi è stata fatta, io dico se ho risposto. No, la domanda gliel'ha fatta esattamente il pubblico ministero, dottor Dell'Osso. Ah, mi dica quali sono le cose? No, la domanda che fa il pubblico ministero è questa, senta, con più specifico riferimento alle pagina, avvocato, pagina. Calma, pubblico ministero, calma. Non sono assegnate le pagine. Beh, no, mi deve dire la pagina. Pagina 28. Sì, usiamo fino a quando non la trovo, lei non fa un tono più tranquillo, pubblico ministero. Non ci mettiamo sullo stesso piano, sennò qui diventa una guerra. No, io sono contento se si mette sul mio stesso piano, Presidente. Sono contentissimo. Pagina 28. Oh. Domande del pubblico ministero, che per cognizione della Corte era non Pinco Pallino, ma il dottor Dell'Osso. No, senta, con più specifico riferimento all'episodio dell'attentato in danno del vicepresidente del Banco Ambrosiano, del quale pure è stato richiamato alla sua memoria con specifica relazione le dichiarazioni che le ha reso a riguardo, le fu detto di questi 50 milioni nei termini che lei ha appena richiamato, le fu fatto, percepì lei un qualche elemento di cognizione, un qualche discorso relativo al contesto nel quale era maturato questo fatto e alla ragione per cui era stato posto in essere? Che cosa riguardo può dire dei discorsi intercorsi con De Peris e Pernasetti? Siamo, Presidente, al 93, siamo a 13 anni fa, 13 anni fa, e cioè in un periodo in cui eravamo più vicini ai fatti di cui alla contestazione. Risponde Abbatino. Mi ha fatto capire che tutto quello che faceva Danilo all'infuori d'organizzazione era per fare un favore a questi siciliani ed avere noi un maggior vantaggio per quanto riguardasse il traffico della droga. In effetti, noi abbiamo sempre pensato che Danilo era già addentrato su questioni che non sapevamo e non ne eravamo a conoscenza. Quindi, l'elemento di intrusione argomentativa di oggi, non argomentativa, di
intrusione di conoscenza, pseudoconoscenza di Abbatino oggi, cioè che l'attentato a Rosone era stato fatto per fare un avvertimento a Calvi, un attentato dimostrativo perché arrivasse a Calvi. All'epoca del processo all'attentato a Rosone, sia pure in una domanda specifica del pubblico ministero di specificare il contesto in cui era avvenuto quel delitto, ha risposto che non ne sapeva nulla. Comunque, prima della risposta, Presidente, io desideravo fare presente questo. No, facciamo prima rispondere, poi dopo farà il presente. Perché ci sono altre parti. No, facciamo prima facciamolo rispondere. Ma io facciamolo rispondere, poi altre parti le leggeremo. Una risposta su questo punto? Ma non so, forse non so, la domanda è stata formulata differente da oggi. Forse oggi trovo un clima più sereno di allora, non so, oggi ho risposto quello che mi sentivo da rispondere, all'epoca ho risposto quello che mi sentivo da rispondere all'epoca. Se c'è qualche cosa che non, qualche contestazione me la facciano, però la risposta mia è quella che ho dato oggi. Allora Presidente, le contesto, poi il pubblico ministero ci dirà quale pagina. È una mia specifica domanda a Milano, specifica. E ti ringrazio per avermela ricordata. Io chiedo, il pubblico ministero sempre, non sono se mi vuole dare per cortesia. Pagina 47, pubblico ministero. Una sola domanda, Presidente, questo è sempre dell'osso che parla. Se perviene un'ulteriore domanda, sempre nel contesto di questi rapporti, di questi pourparlers, di questi discorsi dei quali abbiamo parlato finora, ebbe mai occasione lei di ascoltare riferimento alla persona o all'attività comunque di Roberto Calvi o del Banco Ambrosiano? Il buon Abbatino risponde no. Pubblico Ministero, se mi trova lei le pagine in cui avrebbe affermato cose contrarie, sarei molto grato, molto ma molto grato. Senta, forse perché non so, ma forse all'epoca si parlava del suicidio. Come non era stato, scusi Abbatino, non era stato opportunamente interrogato sul punto a Milano. Vero, deve dare la possibilità di rispondere. Presidente, a me non mi vanno le prese in giro delle aule di giustizia. Dopo, lei, sono autentiche prese in giro, Presidente. Questo lo farà, il commento lo farà nel momento opportuno. Certo, adesso lo farò, ma no, ti dico mezza parola ad Abbatino, Presidente. Adesso deve lasciare al test la possibilità di rispondere. Prego. Ma chi è l'avvocato? Com'è? Chi è l'avvocato? No. Che gli interessa a lei che è l'avvocato? Professore di Galò. Non so, a parte che l'avvocato Oliviero, per cortesia. Vabbè, Presidente, uno che chiede chi è l'avvocato. Deve aspettare che lui risponda. Sta già il paravento, non è in grado di vederla in faccia. Mi distrae, dottore, ho perso anche... Le ha chiesto il perché lei... In quell'occasione, quando venne sentito... Io stavo dicendo, forse all'epoca non si parlava neanche dell'omicidio Calvi, ma era il suicidio. Dunque, perché devo aprire un argomento quando si parla di un suicidio che poi è risultato... Ma la domanda era precisa, cioè le era stato chiesto proprio con riferimento a Calvi, se lei sapesse qualcosa, non chiesto... Ma era un clima più pesante, dottore, che devo dire? Ci sono altre domande? D'altra parte, se continua così, anche c'è sempre. Ah, sì, ecco Presidente, c'è un'altra domanda ancora. Chiedo sempre grazie per la collaborazione. Questa è una mia domanda specifica. Abbatino, lei ha mai saputo, ha avuto notizie in relazione al presunto? Posso avere indicazione alla pagina? Pagina 21 dell'incidente probatorio. Quindi anche in un'altra occasione, Presidente. No, specifica, perché è incidente probatorio per questo processo. Mia domanda. Lei ha mai saputo, ha avuto notizie in relazione al presunto omicidio di Roberto Calvi? Abbatino, Maurizio? No. Avvocato Oliviero. Nessuno la informò, le diede elementi? Abbatino Maurizio? No. Vogliamo andare oltre? Vogliamo andare oltre? All'interrogatorio reso a chi? A Bardaro, mi pare. 30 maggio 94, ancora.
Domanda del pubblico ministero, Elisabetta Cesco e Andrea Vardaro. In riferimento all'omicidio di Roberto Calvi, non sono in grado di fornire nessun elemento utile. Non se ne discussi nell'ambito del gruppo. Non era stato opportunamente e adeguatamente sentito sul punto, Abbatino? Può darsi, guardi, questo, signor Presidente, mi viene contestato spesso anche nel processo di Perugia. Però evidentemente non mi sentivo sicuro di fare alcune dichiarazioni. Che vuole che gli dica? Sa, non è che possiamo fare l'esame psichiatrico ora. Come? L'emozione oppure dei contesti in cui avvengono gli interrogatori, se le impongono, che ne so, stati soggettivi particolari, non possiamo procedere a una perizia psichiatrica sul suo cervello. Ci sono altre domande, avvocato? A voi, Presidente. E mica ci siamo fermati qui. Ma quindi non faccia digressioni e commenti, faccia solo le domande. La mia domanda è specifica ancora. Perché adeguatamente non fu, lui ritiene che non fu adeguatamente interrogato per aver dato oggi una risposta di una presunta causale, fra l'altro saputa da un morto, e cioè che l'attentato a Rossone era un avvertimento per Calvi, un attentato dimostrativo. Punto. Altra domanda. Cioè questa che cos'è? Ti mi ha già dato la risposta, quindi non devi continuare a perdere tempo. Beh, non ci ha dato una risposta comunque. Altra domanda. Quando ci fu l'incontro a Testaccio, ai mercati generali per la conoscenza di Dio Tallevi, ma devo procedere a contestazione, Presidente, perché la risposta già l'ha fornita al pubblico ministero. Quindi posso partire direttamente con la contestazione se lei mi faccio dà... la contestazione. Lui ha dichiarato che sostanzialmente Morto Bontade hanno continuato poi con Calò a fare traffici di droga. Ebbene, in quell'interrogatorio il pubblico ministero ce l'ha, sì? E quello dove parla di Testaccio, me l'ha detto lei prima. Ne ho dati due io, l'ho dato il 31, allora, pagina 31, interrogatorio 8 gennaio 93. Questo non glielo ho dato, 8 gennaio 93 le dice. Allora mi ha dato una dritta storta. Avvocato, le ho dato due indicazioni, perché ce le ho scritte qui, pagina. Se lei vuole scherzare con le parole, va bene, e interpretare quello che viene detto come vuole, lo faccia pure. Ma io non le consento, no Presidente, io non consento a un professionista, va bene, di utilizzare strumenti di basso profilo come questi. Io giudico intollerabile, non ho mai visto, solo in questo processo, ho visto avvocati aggredire collaboratori di giustizia. Per me è qualcosa di inconcepibile. Ed è inconcepibile che un avvocato trasmudi dalle proprie compiti e faccia un qualcosa che non gli è dovuto, commenti. Io purtroppo ne ho viste di peggio. Francamente è intollerabile, è scarso rispetto, più che nei confronti del pubblico ministero e della Corte. Mi scusi, ma Presidente, ma io lo devo dire. Non è il solo avvocato che si... Ma è intollerabile, inqualificabile, che un professionista... No, lei il termine qualificabile per quanto riguarda... Avvocato Oliviero, vogliamo finirlo. Ma inqualificabile se lo mette da parte il pubblico ministero. Sì, avvocato Oliviero, comunque la invito a usare un atteggiamento più corretto. Sono convinto che ce ne sono di peggio di avvocati in queste occasioni, però anche lei cerchi di mantenere un atteggiamento più corretto. Non è necessario, lei basta che metta in luce adesso queste contraddizioni, ma non è necessario che vada oltre, né atteggiamenti aggressivi sia nei confronti del pubblico ministero che nei confronti del test. Allora, Danila Bruciati è anche legata al ministro Tallevi, che ebbi modo di incontrare su sollecitazione della Bruciati stesso, poco prima dell'omicidio di Domenico Balducci. Allora, scusi, lei parla di un verbale dell'8 gennaio 93, che io le avrei dato, avvocato, è vero? Così mi ha detto. Allora, io le dico che tra gli atti depositati vi è il verbale del 30 maggio 94, 9 aprile 93, 18 novembre 92, verbale 20 settembre 94, verbale 15 settembre 2005,
verbale del 13 maggio 94, verbale 27 maggio 94, verbale 2 maggio 94, verbale 4 luglio 94, verbale 23 settembre 94 e altri non ne ho. Questo verbale che io le avrei dato l'8 gennaio 93 non è a mia disposizione. Quindi se mi dice da dove lo ha preso, per cortesia. Sarebbe tutta la mole degli interrogatori resi da Abbatino al giudice istruttore Lupacchini. Credo che lei l'abbia messo in modo questo. A me non risulta depositato questo verbale. Posso dire una cosa? Io, Presidente, nonostante qui abbiamo pochi atti. 10-12-93. Ma ce l'ha sotto mano questo verbale, avvocato? Glielo faccia vedere. Che esista un conto, ma che io gliel'abbia detto e che sia questo procedimento è una cosa diversa. 8 gennaio 93. Lei li ha depositati tutti quelli davanti a Lupacchini. Io? Ma che sta dicendo, avvocato? Ma che sta dicendo? Oltre a quello che l'ho detto c'è quello del 5398 che fa parte del fascicolo del dibattimento. Sono troppi i verbali qui, evidentemente. C'è un po' di confusione. Deve essere fuggito, dice. Avvocato, glielo faccia vedere questo verbale così. Io l'ho stampato dai dischetti. Verbale. L'avvocato Johnny dichiara che l'ha stampato dai dischetti che ci ha fornito la procura, credo che la questione sia superata. Ma quindi la colpa, no? È dell'avvocato Johnny che sta lì in silenzio. Io non ho avuto nessun foglio di carta, ho avuto solo dei dischetti e ho questo interrogatorio che ho evidentemente stampato dai dischetti che mi sono stati forniti dal collega, quindi sono atti che sono contenuti quantomeno nei DVD, nei dischetti che mi sono stati forniti. Sì. Guardi, la conferma è quella che ha detto l'avvocato Oliviero, la data dell'interrogatorio e il giudice che li ha raccolti? Sì, sì, 8 gennaio 93, io ho delle pagine contrassegnate con tre numeri diversi, c'è cioè un 86 in alto a destra, sì. Poi c'è un 281 e poi sì. C'è un numero scritto perfetto. Con la stampante 17.300. Allora, io le dico questo verbale dell'8 gennaio 93 l'abbiamo cercato per circa una settimana, perché viene menzionato nel verbale del 5 marzo 98 a pagina 32. Questo verbale viene utilizzato nel controesame del 5398 incidente probatorio, a parte proprio dell'avvocato che parla. Per andare a vedere che cosa diceva questo verbale, se esisteva, abbiamo messo a soqquadro tutto il fascicolo per lungo e largo, con ricerca sia sul cartaceo sia sull'informatico, proprio per un doveroso scrupolo di esaminare tutti gli atti. Questo verbale non si è trovato. Mi complimento con l'avvocato Johnny, che assume che questo atto è inserito nel fascicolo del pubblico ministero. Vabbè, facciamoglielo vedere, se c'è motivo di ritenere che ci sia un falso, comunque, bene, altrimenti procediamo alla contestazione. Se il pubblico ministero dice che io l'ho utilizzato nel corso di incidente probatorio, credo che... Menzionato. Facciamo la contestazione, poi vedremo se è un verbale esistente o meno. Andiamo comunque, avanti. Però voglio ricordare che la seconda volta in cui c'è una discrasia tra... i verbali che sono stati tratti dal dischetto che è stato fornito dalla procura e le carte, il cartaceo che c'è al pubblico ministero. Lei ricorderà che io mi avvicinai e nel verbale che avevo in mano, mi ricordo se era Di Carlo. Sì, lei non aveva una pagina, avvocato, me lo ricordo molto bene. Se che lo ricorda, non aveva una... ho fatto la domanda e la verifica. Ecco, da me c'era il numero, non c'era il numero, mi pare, dal pubblico ministero sì, insomma, ho l'inverso. Quindi non è la prima volta che capitano cose di questo genere. Caso con lei. Sì, vabbè, ma adesso evitiamo questi commenti, il pubblico ministero. Adesso vogliamo accusarci, vi accusate reciprocamente di falso, non ho capito, quindi questo mi pare che sia una cosa del tutto assurda. Quindi cerchiamo di andare avanti con questa contestazione. Comunque, questa è la contestazione. Daniele Bruciati, è Abbatino che parla, era anche legato a Ernesto Iotallevi, che ebbe modo di incontrare su sollecitazione la Bruciati stesso, poco prima dell'omicidio Domenico Balducci, come già ho avuto modo di riferire. In quell'occasione Ernesto Iotallevi ci venne presentato da Bruciati come suo tramite con la mafia siciliana, quindi da Bruciati che presenta Iotallevi come tramite, e fu sempre in quell'occasione che si parlò di Pippo Calò come uomo di Stefano Bontate o come contatto con costui del quale avevamo cominciato a lavorare l'eroina. A tal'ultimo riguardo mi preme ribadire che dopo la morte di Stefano Bontate, questo è il punto, si chiuse il relativo canale di approvvigionamento senza né che si prendessero contatti col Calò
né che questi prendesse contatto con noi. Questa è la contestazione. Sentito, perché invece stamattina ha detto una cosa diversa, ci cioè ha detto che... Sì, ma a me mi sembra che sono piccolezze, che poi le cose importanti sono... Vabbè, se poi, che il contatto meno, si chiuse, magari si chiuse per una settimana, poi ha ripreso. Bisogna vedere, insomma, mi sembra che si attacca a delle contestazioni di piccola cosa, perché poi il contenuto mi sembra che... Vabbè, questo sostanzialmente è lo stesso. A noi, insomma... Non faccia commenti pure lei. Prima lei, rispondendo al pubblico ministero, aveva detto che non c'era stata una soluzione di continuità, insomma che il morto Bontade avevate continuato a utilizzare lo stesso canale per l'eroina e che quindi avevate ritenuto che Calò avesse preso il posto sostanzialmente di Bontade. Invece in quell'occasione, vale che le è stato letto adesso dall'avvocato, lei ha detto una cosa diversa, ha detto che si erano interrotti i rapporti. No, vabbè, comunque no, ripresero le cose, forse si è fermato un tempo, insomma, però hanno ripreso i contatti con Calò. Presidente, devo intervenire per far presente che il 9 aprile 93 l'Abatino, e questo è certamente, non come quello che non è depositato, questo è certamente un verbale a disposizione di tutte le parti e qui risulta una versione assolutamente aderente a quella che ha fornito quest'oggi e si legge e invece questi continuava a stare tranquillo e il flusso di eroina non si era interrotto, di conseguenza si pensò che Calò avesse cambiato bandiera se non addirittura partecipato alla deliberazione dell'omicidio. No, la lettura deve essere integrale perché non si capisce dopo. Allora, leggiamo in maniera integrale. Diciamo dopo l'omicidio di Bontate, e comunque tra noi e comunque si discusse del coinvolgimento in tale fa. Avvocato, la prego di non interrompermi. Dopo l'omicidio di Bontate, tra noi si discusse del coinvolgimento in tale fatto di Calò. Furono solo puntini. Furono solo argomentazioni logiche. Infatti, stanti gli stretti rapporti tra Calò e Bontate, l'uccisione di quest'ultimo avrebbe dovuto compromettere la posizione di Calò. Invece questi continuava a stare tranquillo ed il flusso di eroina non si era interrotto. Di conseguenza si pensò che Calò avesse cambiato bandiera se non addirittura partecipato alla deliberazione dell'omicidio. Comunque c'è una contraddizione con l'altro verbale. Questo l'abbiamo capito. Senta Abatino, lei è stato sentito ovviamente nel processo come teste, nel processo per l'omicidio Balducci? Il processo? Per l'omicidio Balducci? Sì, guardi, no, non li ricordo, se lei mi dice sicuramente sarò stato sentito. Come teste per l'omicidio Pecorelli? Sì. Come teste per l'attentato a Rosone, lo sappiamo. E sa come sono finiti questi processi? Non li seguo, dottore. No, non l'ho seguito. Qualcuno... No, il Balducci non so come è finito, Pecorelli non so, non ho capito bene, se è in appello o è definitivo. No? Quindi lei non sa nemmeno se è stato dichiarato affidabile, non affidabile, niente. No, non lo so. Non lo so. Senta, lei mi conferma che all'epoca, stiamo parlando dell'81, a quando ha detto lei, Calò era denominato il cassiere della mafia. Cassiere? Il cassiere. Questo era considerato un cassiere, se era nominato non lo so. Non so che era conosciuto come Mario. No, che si è conosciuto come Mario, sappiamo da tutti, anche dai giornali, ma che era considerato il cassiere, a me questo interessa. Spiega. Sì, nell'81. Senti, i contrasti con la banda di Testaccio, con i Testaccini, sì. a che cosa furono dovuti? Dovuti... Sì. Il più importante fu quello dopo l'omicidio di Balducci.
Ma anche quando avevamo capito che stavano facendo degli investimenti, appunto, investimenti che a noi non c'erano conosciuti. Insomma, si stavano arricchendo praticamente, stavano diventando ricchi. E a questo voleva arrivare. Per conto loro. Era una cosa che noi, cioè, avevamo altri regolamenti, noi se guadagniamo, quello che guadagniamo veniva diviso in parti uguali da tutti i componenti. Questa è una regola che veniva adottata sia dal gruppo della Magliana sia dal gruppo di Ossia Cile. Quindi c'era da una parte una sorta di invidia da parte vostra nei confronti dei testaccini, no? Non c'era invidia, perché noi ci consideravamo anche, lo dico, mi dispiace dirlo, però ci consideravamo superiori perché li potevamo eliminare quando volevamo. Dunque non avevamo nessuna invidia e comunque non ci mancava niente, perché i soldi li avevamo pure noi, non li accumulavamo, ma era un continuo, li avevamo anche noi. Abbiamo sempre pagato abbondantemente sia avvocati che perizie. Avevamo tutti delle ville, delle macchine, delle cose, non vedo perché dovevamo essere invidiosi. Semmai eravamo preoccupati perché diventavano troppo, troppo potenti. Presidente, io procederò a un'altra contestazione ora, perché già sul punto ha risposto, sulla conoscenza di Carboni. Interrogato a Milano, 10 dicembre 1993, pagina 23 per il pubblico ministero. Vale 10... 12.93, adesso a Milano. Interrogato risponde, gli fa una domanda il pubblico ministero, se gli ho detto che non posso essere più preciso con Flavio Carboni perché non l'ho conosciuto di persona. Carboni? Sì. Ma infatti anche oggi ho detto, non lo ricordo, non ho detto che l'ho conosciuto di persona. Forse l'avrò visto, ma comunque so chi era perché se ne parlava, non l'ho mai detto, non ho detto neanche oggi che l'ho conosciuto di persona. Sento un'altra domanda per quanto riguarda gli investimenti, presunti investimenti di Abbruciati in Sardegna. Lei dice che ha saputo queste cose direttamente da Abbruciati? Abbruciati, da loro. Da chi da loro? È molto generico. Non è generico, da loro vuol dire da Abbruciati, o De Pedis o Pernasetti. Forse per lei è generico, ma per me era gente che ci incontravamo tutti i giorni. Ma scusi, in che periodo sarebbero avvenute queste conoscenze? Quali conoscenze? Sugli investimenti di Abbruciati, quando l'ha saputo? Investimenti di Abbruciati, dunque... C'è un po' di difficoltà per le date, comunque facciamo. Più o meno, non è che le chiedo la tra l'81 e l'82. E lei si ricorda i periodi di detenzione di Abbruciati? No, non ricordo neanche i miei, non ricordo. Negli anni 80, quindi a partire dall'80, quante volte avrà visto le Abbruciati? Negli anni 80? Dagli anni 80 in poi, quante volte ha visto Abbruciati fino a che lui morì? Quante volte l'ho visto dove? Fuori? Sì. Certo. Fuori, guardi, quando era fuori ci incontravamo quasi tutti i giorni. Ci sono stati dei periodi di detenzione, ma erano sempre molto brevi. Anche una volta siamo stati detenuti anche insieme per il Ministero della Sanità. No, 81, ma anche lì ha fatto pochissimo, forse due o tre mesi. E su questi investimenti di Abbruciati fu una sua confidenza diretta oppure l'ha saputo da altri? Diretta da chi? Di Abbruciati? Sì. Non ricordo bene, ho detto le informazioni che ho venivano da loro, appunto da Danilo, De Petis, adesso non ricordo se me l'ha detto direttamente De Petis o direttamente Danilo. Lei ha avuto rapporti con la sorella di Abbruciati? No. Non la conosce? No. Sa se Abbruciati prestava soldi a Balducci? Come? Sa se Abbruciati prestava soldi a Balducci? Sì. Sa se Balducci restituì questi soldi avuti da Abbruciati proprio con un immobile? No, in particolari proprio non li conosco.
Non ho altre domande, Presidente. Come? Finite le domande. Chi altro deve rivolgere domande? Senta, scusi. Mi scusi. Alzi un po' il microfono, così non ce l'ha su. Ecco, alzi un po'. Ecco, bravo, così. Possiamo completare noi oppure preferisce il collega che non vede? No, no, hai ragione, Prego, no, per noi è uguale, è indifferente. Basta che non ricomincia da capo, però, avvocato Giorni. Domande nuove facciamo. Lo tratta sempre meno l'avvocato Giorni, Com'è? Lo tratta sempre male l'avvocato Giorni. No, lo tratto bene, molto meglio di quanto tratto lei, perché è più corretto, è solo che è un po' lungo. Presidente, volevo chiedere, oggi non può rimproverarmi, sono stato presente dall'inizio, quindi ho sentito che il test, l'Abbatino, ha detto di aver incontrato Calò. Ci può dire dove, se si ricorda anche l'anno, il periodo? Posso? L'ho incontrato in una traversa di Viale Marconi, all'entrata di una bisca. Il periodo era forse 75-76. Ero insieme a Giuseppe Uccifranco. In quell'occasione si stava svolgendo proprio una partita. Non riesce ad essere più preciso tra 85 e 86? No, col periodo no, però ricordo benissimo come ho incontrato, che Franco lo ha chiamato zio. Sono entrato anch'io nella bisca. Però la bisca aveva un locale adibito a delle partite, non so se era Chamer, con la roulotte, insomma, che venivano organizzate appunto dai siciliani, da Calò, chi le gestiva anche erano gente che veniva da Milano, milanese. I croupier insomma. Senta, erano mi milanesi. Fa la cortesia di... Mi fa la cortesia di descrivermi com'era in quel momento quando l'ha visto Calò, se era alto, basso, c'aveva la barba, i baffi, i capelli, biondo, rossi, neri. Aveva un cappello forse a quadri. Comunque no tipo scopola, un cappello normale a quadri. E sembra che avesse i capelli bianchi e baffi sicuramente, non so se aveva anche la barba. Senta una cosa, io le contesto che nell'interrogatorio a cui facevamo riferimento prima, quello dell'8 gennaio 93, 90? A pagina 17.300 93, e contrassegnata anche a destra, sì, nel 1993 davanti. Aspetta, che numero, avvocato? Pagina. Dunque, è contrassegnata da tre numeri diversi. Ce n'è uno stampigliato al centro della pagina, c'è scritto 0-17-300. Poi ce n'è uno con un cerchietto e c'è scritto. Poi ce n'è uno cerchiato e sembra 211. Sì. Poi ce n'è uno in alto a destra, c'è scritto 86. In basso al verbale si riconosce la firma. Possiamo del scrittore Michele Pacifici. Facciamolo finire, se due minuti no, per una telefonata. Andare a controllare il verbale, se esiste con questi numeri all'interno del dove sta questo verbale? Faccio una telefonata in ufficio per vedere che vorrei... la controlla. Ma adesso, Presidente, poi si accerterà, mica possiamo mettere in dubbio che inventa questi verbali, no? Non esageriamo. Presidente, io vorrei che lei... Lei richiamasse il pubblico ministero, Presidente. Io non ho fatto una fotocopia degli atti e non sono mai venuto in cancelleria. Ho preso queste cose dai DVD. Quindi se per cortesia lei richiama il pubblico ministero... Se lei avesse sentito, forse non ha sentito, ma proprio questo sto dicendo al pubblico ministero, che non c'è motivo di dubitare della sua parola. Quindi vada pure avanti con le domande. Allora, in questo interrogatorio, come l'ho detto, in cui riconosco la firma non solo dell'Abbatino ma anche dell'ispettore Michele Pacifici, le altre si leggono male, lei afferma... Alla PG o a quale autorità giudiziaria, scusi avvocato? Davanti al Lupacchini
della firma del dottor Lupacchini non si legge, ma si legge nella fotocopia che ho, non pensavo ci fossero oggi questi problemi, se vuole poi glielo ristampo, si legge distintamente la firma di Abbatino e quella dell'ispettore Michele Pacifici, presidente, perché sono uguali al verbale del 9 ottobre 92. Allora, dicevo, in relazione a Calò, 9 ottobre del... lei dice... Ti interrompere, pubblico ministero, abbia pazienza. 9 ottobre del 1992, è un altro interrogatorio in cui si distinguono le prime due firme, che sono appunto di Abbatino e dell'ispettore Michele Pacifici. Non c'è nemmeno questo. Sempre che ho estratto da questi DVD. Posso andare avanti, presidente? Deve andare avanti. Ci provo. Allora, lei dice, signor Abbatino, dunque, era svolto da Stefano Bontade, la cui morte segnò l'ascesa del Calò. Da parte mia, comunque, non ebbi mai occasione di conoscerlo e di incontrarlo. Cioè lei, in pratica, nel 1993 ha dichiarato che Calò non l'ha mai né incontrato né conosciuto. Oggi, invece, ci ha detto il luogo, la data e l'incontro. Guardi, se vuole io posso anche portarli al posto esatto dove l'ho incontrati. A me mi sembra che in più occasioni ho detto già da allora di averlo incontrato. Non ho mai detto che lo conosco, che ci ho parlato, però l'ho incontrato sicuramente. E comunque qui quando si riferiscono a verbali del 92-93, vuol dire che la mia collaborazione non era totalmente proprio aperta, in quanto... Quando c'erano degli interrogatori che potevano portare su un discorso servizi segreti, magistrati o politici, cercavo insomma di tenermi un po' più, in quanto non mi sentivo sicuro. Oh, ecco, a tal riguardo però lei riferisce sempre in quello stesso interrogatorio con quel, perché il 5398 pagina 32 parla proprio esattamente degli stessi termini. Posso finire? Poi il pubblico ministero può rifare delle domande. Io non credo che si possa fare un controesame in collaborazione. Già sappiamo che in vari verbali ha detto le cose che ha detto oggi il pubblico ministero. Quindi diamo la possibilità ai difensori invece di mettere in luce le contraddizioni che risultano da altri verbali. Insomma, cerchiamo di evitare queste continue interruzioni, sennò facciamo notte qua. Poi non è regolare un interrogatorio reso in questo modo. Abbia pazienza, pubblico ministero. Andiamo avanti. Oh, ecco, a proposito di questa giustificazione, lei parlando di Calò in quello stesso interrogatorio del 93 in cui dice che la sua collaborazione non era ampia, ha riferito però che aveva appreso e conosceva del ruolo di vertice che era svolto da Bontade, che Calò era il cassiere della mafia, cioè riferisce particolari o argomenti molto più importanti dell'incontro cui oggi ci fa riferimento. Ma infatti io non è che sto dicendo qualcosa, sto dicendo soltanto che ho incontrato Calò, non ci ho neanche parlato, è vero che l'ho incontrato e c'era Giuseppe Pucci, non vedo qual è tutto il problema, oltretutto era un periodo... appunto dico, proprio perché è un particolare... Che mi sta dicendo? Che sto appunto dicendo dico, una bugia, è un una cosa? Irrilevante. Eh? No, io sto dicendo che appunto perché era un particolare irrilevante ai fini della collaborazione... Lei ha detto che all'epoca non voleva dire tutto perché non collaborava completamente. Perché all'epoca disse che non l'aveva né incontrato né conosciuto, essendo anche all'epoca un fatto irrilevante, e invece oggi ci ha detto di sì? Ma non lo so dire. Comunque, numerosissimi verbali ho detto che può darsi che mi sia sfuggito, non so, può darsi che ero infastidito da qualche cosa che non volevo. A volte mi è capitato che non. Che volevo smettere la collaborazione, non so più quale verbale, voi stessi avete detto che ho fatto centinaia di verbali, non posso ricordare in che modalità ho fatto quel verbale. Comunque sono anni che dico che ho incontrato Calò, non ci vedo niente di, non è che ho detto l'ho incontrato, ho visto fare qualche reato, l'ho incontrato, non so, potrei dire che ci ho parlato, che lo conosco bene, mi sto dicendo che l'ho incontrato con Giuseppe Pucci, e erano gli anni 75-76, insomma. Senta, va bene, perché lei affermò all'epoca che Bontade era il vertice di Calò?
conosce cos'è un mandamento, sa se... No, erano soltanto notizie che ricevevo dal gruppo di Testaccio, in quanto loro erano più a contatto, la banda di Magliana, che era formata da tre gruppi, avevamo dei contatti che poi magari erano separati, loro avevano più contatto con i siciliani, noi avevamo più contatto con i napoletani, precisamente col gruppo di Raffaele Cutolo, magari su quest'altro versante potrei essere più specifico, su quel contatto che tenevano loro di Testaccio, ne sapevano più loro perché li curavano loro. Alcune cose venivano messe al corrente, altre no. Senta, lei è stato mai presente ad uno di questi contatti o li ha avuti solo come riferiti? Presente mai, eh? Lei ha detto, mi riferivano che c'erano stati una serie di contatti anche con dei napoletani e siciliani. Lei è stato mai presente personalmente ad uno con di questi napoletani, contatti? Quasi. Con i napoletani, sì. Con i siciliani, no. Ecco, ci dice... Con i siciliani? Con i siciliani no. Appunto, era un contatto che tenevano quelli di Testaccio. Dunque, agli appuntamenti ci andavano loro, come noi tenevamo quelli con i napoletani e non venivano loro, andavamo noi. Ho capito, le dissero Calò a quale gruppo, a quale associazione in particolare apparteneva, a quale famiglia? Le faccio una domanda cumulativa così il Presidente non mi richiama. No, non lo so proprio, no, almeno non lo ricordo. Nulla di tutto questo? No. Le spiegarono quali erano le regole, come mai, se c'erano delle regole per quei gruppi di siciliani, le raccontarono di regole mafiose, di qualcosa di questo? No, ma era una cosa che neanche ci riguardava, non è che facevano parte della banda della Magliana, erano soltanto contatti più che altro per il rifornimento della droga. Come ripeto, anche noi avevamo contatti con i napoletani e non è che andavamo a chiedere quali erano le regole di loro. Quando lei fa riferimento ai siciliani, si riferisce, mi dice per favore i nomi e cognomi di cui ha avuto notizia? Quando faccio riferimento ai siciliani, riferisco al gruppo di Pippo Calò, che già negli anni 70 si sapeva che stava a Roma e che controllavano più che altro le bische clandestine, appunto, il gioco d'azzardo. Senta, negli anni 70, se può essere un po' più preciso, che si sapeva che stava a Roma, che vuol dire negli anni 70, 71, 79, 75? Dal 74 in poi, almeno, per quanto ne so io, dal 74 in poi. Oh, quindi nessun altro nome oltre questo, di siciliani? Che lei abbia sentito direttamente. Non ho capito, scusi. Chiedo scusa, nessun altro nome di siciliani lei ha sentito oltre questo che ha fatto? Oltre Calò, Bontade. Al momento non ricordo altri nomi. Senta una cosa, Calò e Abbruciati, lei li ha visti insieme quante volte o mai? Calò e Abbruciati? No, visti insieme. Fatta male la domanda, no. L'ha visti mai insieme o qualche... Calò e Abbruciati non l'ho mai visti insieme. Non li ha visti mai insieme? Mai visti insieme. Le avevano riferito qualcosa su dei rapporti che avevano oppure anche su questo non le avevano riferito nulla? Sapevo che Abbruciati era in contatto con Calò tramite Ernesto Giovanni. Sì, in contatto significa che si frequentavano. Contatto, che aveva anche rapporti molto di affari. Intimi. Rapporti di affari. Senta una cosa, che lei sappia, Abbruciati faceva uso di sostanze stupefacenti? Di droga? No, non l'ho mai visto direttamente, però credo di sì. Chi gliel'ha riferito? Come? E chi glielo ha riferito? Era una cosa che si sapeva, c'erano pochissime persone che facevano uso di stupefacenti, ma non in una maniera esagerata. E uno credo che sia, no credo, uno era Danilo Abbruciati. Senta una cosa, prima ha detto che c'era sugli investimenti molta riservatezza, per cui vi arrabbiaste in pratica per non aver avuto notizie in relazione a questi investimenti degli altri appartenenti a questa
a questo gruppo a cui lei ha fatto riferimento. È così, ho capito bene, sì? Sì. Senta, c'era riservatezza solo su questi investimenti oppure anche su altre azioni, altre cose che altri potevano compiere per conto proprio? Guardi, non lo so, da parte nostra c'era un'apertura totale, insomma c'era una certa lealtà sia con i componenti nostri sia che loro. A un certo punto noi abbiamo cominciato a vedere che loro facevano delle cose di nascosto e questo appunto era uno dei motivi dove cominciarono a nascere dei sospetti, degli screzi. Ho capito. Solo su questi argomenti qua, degli investimenti, c'era riservatezza oppure c'era anche su altre questioni? Per esempio sulla la vendetta contro i proietti dopo che è morto Giuseppe Pucci l'abbiamo fatta insieme, non c'era riservatezza. Come si dice, commettevamo omicidi sia in gruppi diversi, li organizzavamo insieme. La cosa un po' più... No, invece delle azioni delittuose... Come? Per esempio, se lei commetteva un'azione delittuosa, doveva metterne a parte o ne metteva a parte anche gli altri oppure no? Le regole erano queste, che bisogna metterle a corrente anche gli altri. Anche perché essendo legati, cioè anche la polizia sapeva che agivamo insieme. Dunque, se te fai un reato senza sapere a me che io nel frattempo potrei costituirmi un alibi, una cosa, insomma, non è una cosa fatta bene. Volevo dire questo in parole un po'. Quindi, queste erano le regole, quindi? Sì. Senta una cosa, prima ha fatto riferimento a delle, se non ho capito male, altrimenti chiedo scusa, a delle foto che lei avrebbe visto di case, di villette in Sardegna, è così? Senta, si ricorda com'erano queste villette, se erano attaccate, staccate? No, non so perché ne parlavano anche, neanche ricordo né il colore né la forma, comunque erano delle villette a schiera. So che è una schiera perché si è parlato di villette a schiera. Quindi questa foto lei non l'ha vista come ha detto prima o ho capito male io? L'ho vista che girava, però non ero interessato, almeno non la ricordo, non ricordo come erano fatte. Però c'erano le foto. L'ha vista girare ma lei non l'ha osservata. Come? Cioè si può dire che l'ha vista girare ma non l'ha guardata direttamente. Esatto, non l'ho guardata attentamente.